Ha visto come funziona il suo fascino, James? Fanno qualunque cosa per lei, vero? Quante sono a questo punto? Si è sviluppato un bello schema. Tu interferivi nel mio mondo, io distruggevo il tuo. La figlia di un assassino. L'unica che avrebbe potuto capirlo. Lei è un aquilone che volteggia in un uragano, signor Bond. Quando si è giovani, sembra così facile distinguere fra il male e il bene. Però poi, invecchiando, diventa più difficile. I cattivi e gli eroi si confondono fra loro. Le cifre. Green, Silva. Vorrei tanto poterti liberare. Ma la tua prigione è qui dentro. Ogni tanto un grilletto va premuto. O non premuto. Perché, quando avrebbe mille altre possibilità, un uomo sceglie di fare l'assassino stipendiato? Beh, l'alternativa era farmi prete. È davvero questo quello che vuoi? Vivere nell'ombra, andare a caccia, essere una preda, guardandoti sempre le spalle, sempre da solo? Non credo di aver mai potuto scegliere. Vesper ha dato tutto per te. Perdonala. E perdona te stesso. Guardati intorno, James. Guarda, questo è ciò che rimane del tuo mondo. Tutto ciò per cui ti sei battuto, tutto ciò in cui credevi, è in rovina. Una grandiosa nave da guerra trainata ingloriosamente alla demolizione. Tu riesci a staccare senza problemi, vero? Sembra che non ti disturbi uccidere quelle persone. Non potrei fare così bene il mio lavoro. Tu puoi scegliere, sai. Non è che perché hai fatto qualcosa devi continuare a farla per sempre. Ti sei rimesso l'armatura. Io non ho più un'armatura. Se fai il mio mestiere per troppo tempo, non hai più un'anima da salvare. Quindi me ne vado con quel poco che ne resta. Qualsiasi cosa sono tuo.